qui a Lecce, Lecce Centro, a un passo da Piazza Lazzini, via Fabio Fizzi, dopo un centro aperto da appena un anno. Alla nostra, di fianco a noi, ci sono le due docenti di questo istituto, alla mia destra c'è Sara, a sinistra Simona. Allora, Fernando, siete scesi finalmente anche al sud, qui a Lecce, dove avete aperto una scuola per i nostri giovani, per dare ad essi nuove opportunità di lavoro. Sì, siamo arrivati lo scorso anno a Lecce e appunto abbiamo aperto la sede nuova di Lecce, a parte Sara e Simone sono anche altri insegnanti qui e premetto che sia Sara che Simone sono le responsabili della scuola di Lecce. La nostra scuola esiste già dal 61 che va in tutto il mondo, però nelle Puglie mancava una scuola fatta almeno la scuola di Lecce. Provenienti da tutta la Puglia, vedevo quest'oggi anche da Andria. Da Andria, da Bari, da Parto, appunto tante ragazze si alzano la mattina alle 4, 4 e mezza per poter fare il corso nostro qui a Lecce e fanno un corso intensivo di un anno. Però c'è questo, che non è una cosa diciamo per dire che la scuola Burgo, la scuola Burgo ha delle qualità, cioè la nostra scuola non è conosciuta in tutto il mondo per i suoi testi, per i suoi programmi, perché noi mettiamo massimo, massimo 8 studenti per ogni insegnante, noi facciamo l'80% di pratica e il 20% di teoria. Quindi uno studio personalizzato. Uno studio personalizzato, perché nel gruppo c'è sempre quella ragazza che non riesce a prendere presto, cioè una che fa fatica a capire. Allora, è sempre diciamo un individuale, la ragazza è sempre ugualmente con quella brava. Solo ci impiega un po' di più di quella brava, però ci arriva anche lei a avere un successo quasi inaspettato, Fernando. È quasi inaspettato, devo dirlo, perché noi per avviare una scuola ci impieghiamo 2 o 3 anni per arrivare 40-50 allievi, qui siamo arrivati neanche un anno. Hai dovuto anche ampliare, diciamo. Abbiamo dovuto cambiare locale, prima eravamo la fanteria generale che aveva di fianco qui, e abbiamo preso questo locale, sono molto più grandi e più spazio per poter ospitare sulle 70-80 studenti. Insomma, l'arte italiana come nel mondo è sempre in moda. Nel mondo è unica quella moda italiana nel mondo, siamo unici nel mondo noi italiani, che siamo creativi di natura. Cioè noi vediamo anche i nostri genitori, con poco si inventavano le nostre mamme a cucinare, a tagliare, a cucire, a farare per i figli. Questo vuol dire creatività, vuol dire appunto essere non solo creativi, ma capire veramente com'è questo lavoro qui. Noi italiani sappiamo che la nostra scuola, non è scuola Burgo, va in tutto il mondo. E vediamo che le nostre ragazze, anche un'opera via, vestono bene, sa vestire, domina sempre i colori giusti, cose che non troviamo di strane che abbiamo tutti. Direttore, questa mattina sono state qui alcune scolaresche, alcune ragazze della Mobillo, come di Clinici, ma anche un istituto di legge, proprio per indirizzare, diciamo, ai don di Roma. Esatto, sì, perché noi di queste ragazze, gli abbiamo spiegato tutto, vogliamo solo quelle che ci tengono veramente a fare questo corso, cioè sono portate a fare questo lavoro qui, non è cosa per loro. Cioè non è che si diventa stilisti perché il nome è bello, perché si guadagna bene, si diventa stilisti perché deve avere dentro una sarta, vuol dire interessante, modellista, bisogna avere dentro questa cosa, se no non si riesce. Quindi in Puglia, diciamo, avete ottenuto un successo, ma amplierete anche, dicevi poc'anzi, sì, con qualche altro centro in Puglia. Sì, noi, la richiesta è tanta. La richiesta è bella. Noi vediamo che arrivano, non so, 4-5 ragazze da Bari, poi arrivano da Taranto, arrivano da tante persone conosco. Quindi delocalizzare un po'. Sì, la regola, la regola col tempo prende anche a Bari, possibilmente a Taranto. Che cioè, prima? Sì, Triano, no, Brindisi no. Brindisi no, perché è in mezzo tra Bari e tanto, e Brindisi sono state
Quindi la tua pesante la lasci da parte in questo momento? In questo momento sì, lasciamo tutto da parte. Impegniamoci molto per l'ESI perché sta dando dei ottimi risultati e perché vediamo che le ragazze che io ogni giorno vedo qui quando passo sono contentissime, stanno imparando, sono soddisfatte del metodo Burgo e dell'insegnante responsabile che abbiamo qui. Che avete formato a Milano? Che abbiamo formato a Milano e che fanno continuamente l'aggiornamento a Milano per far sì che tutte le novità che sono a Milano vengano appunto portate qui a Milano. Bene, grazie a Sara, grazie a Simona, grazie a Fernando, in bocca al lupo e buon lavoro.